Sindaco di Castellenti Alberto Giuliani, siamo quasi a un mese dalla prima firma del DPCM in Italia. Ecco com'è la situazione nella sua zona, nel suo comune, quello di Castellenti. Noi abbiamo 38 contagiati, quindi 38 positivi, di cui 5 ricoverati in ospedale e tutti gli altri, diciamo, assistiti a casa. Purtroppo nel frattempo sono morti anche 5 concittadini, di cui 4 è stata accertata la positività al coronavirus e l'altra persona purtroppo no, perché non è stato fatto il tampone, ma verosimilmente potrebbe essere stato affetto anche lui da questa malattia. Siamo in attesa della risposta dei tamponi, soprattutto quelli fatti alla RSA di Castirenti, dove ne sono stati fatti circa 85, in parte ai malati, in parte al personale sanitario e non sanitario che comunque lavora in questa struttura, giusto per prevenire, perché visto quello che è successo al nord, cerchiamo di prevenire che non accada niente anche qui. Poi sono stati fatti anche altri tamponi ieri, in un secondo giro organizzato dalla ASL, soprattutto quei casi che sono risultati incerti e quegli altri casi che erano ancora da fare, quindi rimasti fuori dal primo giro. In totale negli ultimi giorni sono stati fatti più di 200 tamponi, sicuramente la situazione è molto migliorata rispetto ai primi giorni, in cui diciamo, la zona rossa, questa era stata, diciamo, organizzata solo come emergenza di ordine pubblico, non sanitaria. Attualmente ci ha comunicato la ASL che ha aperto il nuovo ufficio Lusca a Bisenti, che è a disposizione dei medici curanti e che si dovrebbe occupare, diciamo, dei positivi che stanno ancora a casa. Abbiamo visto anche un post che lei ha messo su Facebook. Ecco, è iniziata un'azione solidale con un conto corrente dedicato per gli aiuti anche nel suo comune. Allora sì, abbiamo messo questo post perché in verità alcune aziende avevano chiesto la possibilità di fare delle donazioni in denaro in buoni spesa e devo dire che la risposta è stata già una bella risposta. Purtroppo questa è una delle zone più penalizzate riguardo alla zona rossa, per carità è stata fatta per difendere la salute dei cittadini e su questo questa è la prima cosa, diciamo, il primo impegno da parte di tutti noi. Qua però abbiamo una zona industriale molto forte, forse quella che dà lavoro a quasi tutti gli abitanti della Vallata del Fino. È la zona rossa, messa in crisi queste aziende che hanno dovuto chiudere o quelle che sono rimaste aperte lo hanno fatto con mille difficoltà. Quindi tante persone si ritrovano senza lavoro che erano dipendenti di queste aziende o che facevano parte dell'indotto. Purtroppo qua abbiamo bisogno di tutto, tra l'altro per dirle la cosa più semplice, lo sportello della banca è chiuso da quando è stata istituita la zona rossa e purtroppo anche fare una semplice operazione bancaria, pagare una bolletta, un mutuo, ritirare la pensione diventa un grosso problema. Per fare la spesa spesso bisogna spostarsi fuori, pure con enorme fatica e con tutti i controlli che poi bisogna subire spostandosi da una parte all'altra. Io non mi sarei mai aspettato che il coronavirus colpisse in maniera così pesante dalle nostre parti, perché questi sono paesi dove bisogna venirci apposta, non sono posti di zone di passaggio. Quello che è successo è una grande sorpresa, purtroppo una bruttissima sorpresa e speriamo di venirne fuori quanto prima.